Nonostante siano passati diversi mesi dalla fine della scorsa edizione di Uomini e Donne e dalla fine del trono di Ida Platano, Mario Cusitore sta continuando a far parlare di sé per come si è comportato nei confronti dell'ex tronista. Anche ora, che è tornato nel dating show di Canale 5 in qualità di Cavaliere del Trono Over, non perde occasione per finire al centro delle dinamiche e delle polemiche. La sua figura non convincerebbe molte persone, sia interne che esterne al programma condotto da Maria De Filippi, e continuerebbe a destare dubbi e sospetti sul reale motivo della sua presenza nello studio di Canale 5. Di recente, un'ex dama del trono Over che ha preso parte alla scorsa edizione di Uomini e Donne ha detto la sua sull'ex corteggiatore di Ida Platano, lasciandosi andare ad alcune considerazioni sul suo comportamento. Uomini e Donne, ex dama dice la sua su Mario Cusitore. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni, l'ex dama del trono Over Giulia Vacca è tornata a parlare del programma e dei suoi protagonisti. In particolare, ha espresso un parere su Mario Cusitore, in quanto ex corteggiatore di Ida Platano, nonché attuale cavaliere del trono Over. Secondo lei, non si sarebbe dovuto comportare in quel modo nei confronti dell'ex tronista, e non sarebbe dovuto andare in quell'hotel se dichiarava amore per Ida. Per quanto riguarda Mario, io l'ho conosciuto tramite Cristiano perché erano amici. E l'ho visto come una persona abbastanza sincera, solare, simpatica. Non ho mai visto niente di negativo. In merito al suo rapporto con Ida, le dinamiche sul trono sono diverse. Non puoi vederti, sentirti. Quindi sei costretto a limitare quello che pensi. Io avevo più stima per Ida che per lui, io vado sempre dalla parte delle donne. Il fatto che sia tornato a Uomini e Donne non lo critico. Da quello che si dice lui ha provato più volte a corteggiarla, ad andare da lei. Dopo che uno vede che dall'altra parte non c'è interesse, se gli viene chiesto di andare nel programma non ci vedo niente di male. Secondo me all'inizio, per come l'ho conosciuto, lui non era il suo prototipo di Ida. Poi con il suo carattere l'ha saputa prendere, e lui si è fatto condizionare. Però non era tutto questo amore folle. Altrimenti nelle ultime puntate non sarebbe andato in un hotel, sapendo che da lì a pochi giorni ci sarebbe stata la scelta. Per quanto mi riguarda non sarebbe dovuto andare a prescindere da quello che poi è successo.